Questa breve pillola nasce dalla necessità di mettervi a conoscenza che il contagio da coronavirus in occasione di lavoro è infortunio. Linea in risposta alle conseguenze della pandemia che ha colpito l'Italia, dapprima con una circolare di marzo e poi successivamente con un'altra di aprile, è andata a stabilire che l'infezione da coronavirus è da considerarsi a tutti gli effetti quale infortunio sul lavoro da causa virulenta. Pertanto sono ammessi a tutela INAIL tutti i casi di infezione da nuovo coronavirus, purché si siano verificati in occasione di lavoro. L'INAIL distingue in questo momento, nell'ambito della tutela, due categorie di lavoratori. Le prime, per le quali le caratteristiche proprie del lavoro li espone ad un elevato rischio di contagio e si avvalgono della cosiddetta presunzione semplice, ovvero per coloro per i quali non è necessario dimostrare il nesso tra l'infezione da coronavirus e l'occasione di lavoro. Troviamo dapprima gli operatori sanitari, quindi medici e infermieri, ma non solo, anche altre attività che comportano il costante contatto con il pubblico e l'utenza. L'INAIL, a titolo esemplificativo, ne elenca alcuni, tra cui gli operatori che operano in front office, i lavoratori che operano in front office, alla cassa, gli addetti alle vendite, i banconisti, personale non sanitario che svolgono lavori con mansioni tecniche di supporto, di pulizia, gli operatori dei trasporti infermi, i tassisti, gli operatori delle case di riposo. Dall'altra parte, la seconda categoria, che è molto più ampia, è quella per la quale non è possibile far valere la presunzione di origine professionale proprio perché la loro mansione non li espone ad un rischio così elevato di contagio e per le quali diventa difficoltoso determinare l'episodio che ha dimostrato il contagio perché non noto, perché magari il lavoratore non è in grado di provarlo. Per queste categorie di lavoratori si dovrà provare l'avvenuto contagio utilizzando gli elementi epidemiologici, clinici, anamnestici, circostanziali. Questo significa che nessun lavoratore è escluso dalla tutela INAIL per il contagio da coronavirus. Per alcuni il rischio è provato nella sua mansione, quindi non devo stare a precisare null'altro, mentre per altri dovrò dimostrarlo. Nella stessa circolare INAIL definisce che anche gli infortuni in itinere sono tutelati. E in questo contesto il mezzo privato viene considerato sempre necessitato. Per l'apertura dell'infortunio, il lavoratore, qualora abbia subito un'infezione da coronavirus o vi sia il sospetto di un contagio, deve informare il medico per l'apertura dell'infortunio. Il medico può essere quello di base, quello competente dell'ASL o del patronato. E a tal proposito vi ricordo che i nostri medici si sono resi disponibili a redigere il primo certificato di infortunio, così da supportare anche i medici di base. Quindi, il medico certificatore cosa farà? Inoltrerà la denuncia all'istituto e qualora il medico non voglia o non possa redigere il certificato su modulistica INAIL, in questo momento l'istituto accetta anche la certificazione redatta su modulistica IMSS. Semplicemente successivamente dovremo poi fornire all'INAIL tutto il resto della documentazione attestante il contagio avvenuto in occasione di lavoro. Da quando parte la tutela? Il termine iniziale della tutela decorre dal primo giorno di astensione da lavoro per avvenuto contagio e può essere certificata, ripeto, come IMSS oppure come INAIL, ovvero dal primo giorno di astensione da lavoro coincidente con l'inizio della quarantena e per tutto il periodo della quarantena fino a guarigione clinica. La documentazione sanitaria attestante la conferma del contagio è indispensabile per la verifica dei requisiti sanitari e amministrativi per l'ammissione del caso alla tutela INAIL. Ma qual è la documentazione necessaria che conferma la positività del contagio da coronavirus? Da prima l'INAIL sosteneva che la documentazione necessaria era il tampone. Successivamente, vista la difficoltà dell'esecuzione dei tamponi, l'INAIL è andata a precisare che ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso. Quindi, in primis, troviamo il tampone, ma anche i test sierologici, la TAC, il saturimetro e, ancora meglio, ove effettuato, il real-time PCR. La tutela ha dei limiti, cioè cosa vuol dire? Che in alcune circostanze l'evento potrebbe non essere ammesso a tutela da parte dell'INAIL, ad esempio quando non è certa la diagnosi o non è stata fornita all'istituto la documentazione attestante l'avvenuto contagio.
Oppure in caso di assenza da infezione da coronavirus o in caso di sospetto clinico, non è possibile ammettere a tutela l'evento quale infortunio sul lavoro. Questo è valido anche qualora il lavoratore è allontanato dal lavoro per isolamento fiduciario e per il quale non vi è positività al virus. In questo caso la certificazione da produrre dovrà essere quella di malattia, perché non si può parlare di infortunio in assenza della positività al virus. Una cosa molto importante da sottolineare è che vi sono numerosi lavoratori per i quali l'astensione da lavoro da contagio è stata certificata dapprima come malattia. Tali certificati che sono in possesso dell'INPS non vengono segnalati all'INAIL e pertanto per questi lavoratori tale periodo non sarà preso in carico da parte dell'INAIL e quindi non indennizzato se non segnalato. Ed è bene informare questi lavoratori di rivolgersi al patronato INCA per la verifica dell'effettivo periodo di astensione effettuato a causa del contagio da coronavirus e la successiva trasformazione del periodo da INPS a INAIL. Se l'INAIL non ha la documentazione, non è in grado di indennizzare l'infortunio. Una volta che l'INAIL ha stabilito che si tratta di infortunio da un punto di vista amministrativo e sanitario, il lavoratore potrà beneficiare di tutte le prestazioni erogate dall'INAIL. Sottolineo tra quelle erogate dall'INAIL, appunto l'indennità di temporanea, il danno biologico, la rendita ai superstiti, l'assegno funerario che dal 1 di gennaio equivale a 10.000 euro, il fondo gravi vittime e infortuni che è una prestazione, una tantum, che viene erogata anche ai lavoratori non assicurati all'INAIL, come ad esempio i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia. Non solo. Ci sono due aspetti di fondamentale importanza. Questi lavoratori, soprattutto quelli che operano nel comparto della sanità, può essere riconosciuto lo stress lavoro correlato a causa dell'impatto che l'emergenza sta avendo su di loro. Ma non solo, per tutti i lavoratori è possibile chiedere il risarcimento del danno differenziale qualora il contagio derivi dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza sul lavoro. Ultimo aspetto, ma non meno importante, è il fatto che l'infortunio è ininfluente sul premio assicurativo INAIL. Cosa vuol dire? Che il premio, che di norma ogni datore di lavoro deve pagare quando vi sono degli infortuni, è completamente a carico dell'istituto. E noi sappiamo che questo è uno degli elementi che porta i lavoratori a non voler denunciare l'infortunio a causa di timori, ripercussioni da parte del datore di lavoro. In questo caso, il datore di lavoro non ha nessun onere a suo carico, perché è tutto a carico dell'INAIL. Ora più che mai è nostro dovere aiutare, sostenere e supportare questi lavoratori che si sono ammalati a causa del coronavirus sul luogo di lavoro. Pertanto io chiedo a tutti di portare attenzione a tutte le persone che ci chiamano, verificare se tra queste persone ci sono dei lavoratori che hanno subito un contagio in occasione di lavoro e indirizzarli sempre e comunque al settore danni da lavoro, anche se queste persone vi dicono che sono già in possesso del certificato INAIL. Quindi, qualora queste persone chiamino nei nostri uffici, vi chiedo di non rimbalzare queste persone ai medici di base, che in questo momento sono oberati da altre situazioni, ma soprattutto non hanno ben chiaro qual è la normativa, perché l'INAIL ha cambiato la norma in 2 settimane, una diceva una cosa, una ne diceva un'altra, e quindi c'è molta confusione tra i medici, le amministrazioni, quindi tra i lavoratori, perché stanno girando delle informazioni che non sono corrette. Quindi, se vi chiama un lavoratore che è stato contagiato in occasione di lavoro, questa persona va indirizzata immediatamente al collega che si occupa di danni da lavoro. Saremo noi poi a fornire tutte le informazioni per poterlo seguire rispetto all'infortunio. Quindi vi chiedo di divulgare il più possibile queste informazioni. Voglio concludere mostrandovi un breve video della serie Napo. Napo è un personaggio protagonista di una serie di storie che riproducono i rischi all'interno dei luoghi di lavoro. Napo nasce da un'idea di un gruppo di esperti in comunicazione relativamente alla salute e sicurezza e in questo video Napo è alle prese con il coronavirus nell'ambiente di lavoro. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione.